C'è la crisi, i ladri rubano per assoluta necessità di soldi, soltanto che i criminali di una volta, beh, erano un'altra cosa. A Treviso un 26enne rientra tardi a casa da una serata con la ragazza, nota un'imposta del piano terra divelta ed un braccio che sbuca dalla finestra. Senza esitazione il giovane scaraventi il malintenzionato a terra esternamente, ne nasce una colluttazione durante la quale il ladro malmena il padrone di casa prima di darsi alla fuga, ma è sbadato, come spiega il dirigente della squadra mobile della Marca. Maldestramente, dopo aver aggredito il proprietario di casa e aver percosso con dei pugni al volto, si è dato la fuga, ma gli è caduto il cellulare. Chiaramente dalle prime ricostruzioni è stato possibile individuare il proprietario del cellulare e poi sostanzialmente ricercarlo fino all'individuazione in una casa dove è stato perquisito e sono stati rinvenuti tutti degli elementi che portavano insomma la sua responsabilità. Il ladro è un pregiudicato poco più che cinquantenne, disoccupato, un fenomeno preoccupante nella contingenza che crea un senso di crescente insicurezza nell'opinione pubblica, ma le forze dell'ordine vigilano. Si evidenziano degli episodi, un piccolo crescendo di episodi, ma devo dire anche che parallelamente c'è un crescendo anche della risposta delle forze dell'ordine, perché solo fra settembre ed oggi insomma sono quasi una decina gli arresti di rapinatori che la squadra mobile ha effettuato, per cui la risposta direi che è adeguata.